Una buona giornata, prima edizione del nostro telegiornale, edizione più breve per lasciare spazio ovviamente a Diretta Stadio, la partita del Romeo Menti di Vicenza tra Vicenza e Pescara, importantissima per le sorti della squadra bianco-azzurra. Noi iniziamo parlando di terapie intensive, perché all'inizio della pandemia, a febbraio 2020, i posti letto nelle terapie intensive abruzzesi erano 94, mentre nel 2008 ce n'erano il 60% in più. È colpa dei diversi governi che abbiamo avuto, accusa Rifondazione Comunista. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Piuttosto che un consiglio regionale, noi abbiamo avuto un coniglio regionale che si è adeguato pedissequamente ai diktat dell'austerità, della riduzione della spesa. Quando noi sentiamo in televisione parlare i governi da Monti a Draghi oggi che bisogna far quadrare i conti, beh, questi conti passano sulla pelle dei cittadini. C'erano una volta 233 posti letto nelle terapie intensive abruzzesi. Era il 2008, l'anno in cui cadde la giunta del Turco a seguito dell'inchiesta della Procura di Pescara sui rapporti tra politica e sanità privata. 12 anni dopo, quando il Covid piombò nelle nostre vite a inizio 2020, i letti disponibili in rianimazione erano appena 94, una riduzione del 60% che fu tra le maggiori cause del collasso del sistema ospedaliero regionale quando il virus iniziò a diffondersi rapidamente. Il Covid in Abruzzo ha avuto gioco facile, incalza il segretario regionale di Rifondazione Comunista, che punta il dito contro le diverse amministrazioni di centrodestra e centrosinistra che in questi anni si sono succedute alla guida della regione. In questo momento, in questa seconda ondata, forse arriverà anche una terza, siamo costretti a mandare i pazienti di intensiva fuori regione, quando nel 2008 avevamo 233 posti letto, cioè un numero superiore ai 215 che abbiamo raggiunto oggi dopo aver speso decine di milioni di euro per adeguare un punto di partenza che era stato ridotto a 94, cioè noi abbiamo affrontato la pandemia con 94 posti letto, dati ufficiali, dichiarazioni del Presidente Marsiglio. Io direi che abbiamo una politica talmente irresponsabile che, per citare De André, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna, quando invece dovrebbe essere chiamata a rispondere alle proprie responsabilità. Sia la giunta Chiodi, sia la giunta D'Alfonso, che questa giunta Marsiglio hanno creato il massacro sanitario in Abruzzo. Con lo scoppiare della pandemia, in questi mesi si è corso ai ripari e ad oggi il numero di posti letto in terapia intensiva ha quasi raggiunto quello del 2008. Il problema però, dice Marco Fars, è che si privilegia ancora la sanità privata a discapito di quella pubblica. Noi non vediamo onestamente questo cambio di passo e questo cambio di marcia. Tutta la sanità è sempre stata orientata con un'attenzione al privato e proprio questa pandemia ci ha dimostrato che quando poi c'è bisogno per la nostra salute di avere una sanità efficiente è il pubblico che ci pensa, non il privato, però continuano a fare i favori al privato. La tua società di trasporto regionale ha avviato una campagna di screening per tutto il personale dipendente per monitorare e arginare la diffusione da contagio da Covid-19. I dipendenti sono stati sottoposti a tamponi antigenici. Il monitoraggio coinvolge in modo capillare le circa 1500 persone che operano nelle varie zone della nostra regione. Le operazioni di screening saranno ripetute ogni mese. I test sono eseguiti nelle diverse sedi delle unità di produzione della TUA dislocate su tutto il territorio regionale e gli screening coordinati dal Servizio Aziendale di Prevenzione e Protezione delegato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Andiamo a Pescara adesso, perché in via di Sotto si transiterà a 40 km orari e non più a 30. Lo ha deciso ieri il Consiglio Comunale a seguito delle proteste dei tanti automobilisti multati. Secondo il centrosinistra però questo non basta a risolvere i problemi di viabilità della zona dei Colli. È polemica per l'autovelox di Via di Sotto, importante arteria di Pescara Colli. Il limite di velocità è stato posto a 30 km orari e in un anno le multe sono state oltre 3.000. Alcuni automobilisti le hanno collezionate, ritrovandosi a pagare anche 10 contravvenzioni in pochi mesi. L'idea dei Dossi per rallentare il traffico è stata bocciata, poiché con l'ospedale poco lontano la via è spesso percorsa dalle ambulanze. Così a marzo scorso è entrato in funzione l'autovelox, anche per tutelare gli studenti
studenti delle due scuole lungo la strada. Diciamo, si è trafficata i giorni che ha aperto la scuola, penso che sia anche giusto, però dopo gli orari della scuola secondo me fa anche più traffico. Coloro che hanno ricevuto la multa per aver superato anche di pochi chilometri orari il limite di velocità non l'hanno di certo presa bene. A seguito delle proteste, il Consiglio Comunale ieri ha approvato la mozione presentata da UDC e Lega che sposta il limite ai 40 chilometri orari. Per il centro-sinistra però questo non basta, il limite dovrebbe essere a 50. Noi diciamo che invece le tantissime multe, almeno 3.000, quello che abbiamo potuto oggi calcolare, vanno comunque annullate, perché questa è davvero una tassa fatta in maniera molto molto maldestra. E diciamo che però, siccome qualcuno ha già pagato, ogni centesimo che dovesse rientrare nelle tasche del comune, ogni singolo centesimo da questo autovelox deve essere subito indirizzato per veramente migliorare la sicurezza della strada, e non è questo il modo di farlo. Quindi la vostra proposta è quella di spostarla almeno a 50, il limite 50 km orari? Sì, ma non è una nostra proposta, questo è il limite delle strade urbane. E per un autovelox la maggioranza in comune si è spaccata. I consiglieri forzisti hanno votato contro Lega e UDC e il sindaco Masci ha dichiarato che il voto del consiglio ha rappresentato la sconfitta delle regole. Si è spaccata perché chiaramente ha avuto forse un po' di timore della protesta che è montata in maniera molto forte e che comunque non si è fermata, perché basta vedere i commenti rispetto alla notizia di aver portato a 40 contro l'ora per vedere insomma che le persone non sono assolutamente contente. Ad ogni modo il nuovo limite non è ancora in vigore e l'autovelox continua ad attivarsi al superamento dei 30 km orari. Per il limite a 40 occorrerà attendere la perizia dei tecnici. Io vado piano, non frega niente. La multa non la prendo. Se la prendo prende mia moglie. Quelle che cammina. Speriamo nessuno dei due. Cambiamo argomento adesso. Per le discipline d'alta quota diventa obbligatorio in Abruzzo l'utilizzo del kit di localizzazione ARVA. Lo ha deciso il tavolo per la sicurezza in montagna a seguito dei recenti tragici fatti di cronaca. Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo per la sicurezza in montagna promosso dall'assessore regionale Guido Liris, che ha dato parere unanime e positivo alla modifica di legge che rende obbligatorio per le discipline di alta quota il kit ARVA. Nel corso dell'incontro sono state esaminate le tematiche a 360 gradi, in primis la sicurezza in montagna, proposti gate o punti informativi nelle zone montane di maggior afflusso, soprattutto nei periodi estivi, che fungano da filtro per limitare le escursioni da parte dei cittadini non correttamente equipaggiati. Liris ha poi presentato la possibilità di acquisto del dispositivo Recco per elicotteri da parte della regione Abruzzo, che diventerebbe la prima regione appenninica ad esserne in possesso. Un dato che non deve sfuggire: negli ultimi anni sta aumentando non linearmente ma esponenzialmente la frequentazione della montagna, in particolar modo fuori piste, fuori delle strutture, quindi parlo di non soltanto sci d'alpinismo, e la legge in questione riguarda soltanto lo sci d'alpinismo, ma anche le escursioni e tutte le pratiche d'alta quota, le ciaspole, ramponi, tutto quello che è lo sport praticato in alta quota in condizioni in particolar modo che necessiterebbero di avere un'attrezzatura idonea. Va affrontato il tema, ma da tanti punti di vista, non soltanto in forma repressiva, perché uno dei timori più importanti è che possa essere questo tipo di azione anche sull'emotività dei decessi che abbiamo dovuto piangere. Sulla scorta di questo c'è paura che ci possa essere un'iniziativa disincentivante rispetto alla frequentazione della montagna. Non sarà così. Sarà un tipo di normativa, di procedura, di legge che dovremmo partorire, che dovrà incentivare l'uso della montagna, ma facendolo in sicurezza, con una cultura della sicurezza che magari parta dalla giovane età. Protagonisti del tavolo, tutte le forze che si sono misurate a forme, proprio perché non deve rimanere in evasa l'esperienza che abbiamo visto tutti quanti a forme. C'è un unicum a livello nazionale, secondo me anche a livello internazionale, in cui tutte le forze di polizia e di soccorso si sono misurate, anche l'esercito, si sono misurate sul campo in una sinergia che spesso crea delle difficoltà, ma in questo caso non ha visto difficoltà, ma ha visto tutti remare in una stessa direzione, nonostante il numero elevato di persone interessate e il numero elevato di corpi interessati. Non deve essere inutile quello che è successo a Forme. I 28 giorni di ricerca che abbiamo passato tutti quanti nel dolore, nella speranza, nell'apprezzamento,
comprensione e poi nella delusione fino alla, alle lacrime sono 28 giorni che non dovrebbero e non dovranno essere più. Almeno questo è l'auspicio, lavoriamo in questa direzione. La classica battuta di salire al Corno Grande con gli infradito non è una battuta purtroppo, e questo non può accadere perché, ripeto, fino a che il fenomeno era ridotto al minimo, probabilmente potevamo far finta di non vederlo e comunque saremmo stati responsabili non avendolo visto. La gente non vuole stare più a casa, avrà voglia di evadere, avrà voglia di uscire, di sognare e vedere la natura anche da un'altitudine elevata, ma lo deve fare in sicurezza. Adesso apriamo la pagina dello sport. Pescara intanto in Serie B sempre 0-0 al Menti contro il Vicenza. Allora noi scendiamo in Serie C perché dopo la sconfitta di mercoledì contro la capolista ternana, domani pomeriggio torna in campo il Teramo. Di nuovo al Bonolis contro la Virtus Francavilla alle 17.30. Nei biancorossi l'Asic recuperato ma non sarà convocato. Ancora out K, Berlige e Soprano. Francavilla che ha appena cambiato allenatore e per questo Paci non si fida della formazione pugliese. Abbiamo fatto uno step in avanti perché in questa partita abbiamo dimostrato che per 75 minuti siamo riusciti a competere con la squadra che stravincerà il campionato e quindi abbiamo avuto delle risposte molto positive da parte dei ragazzi. Poi ad un certo punto bisognava tenere meglio il campo e lì è venuta fuori un po' la differenza di valori tra noi e loro e non siamo riusciti negli ultimi 25 minuti a tenere. Un po' di dubbi non perché li ho visti affaticati, perché nella normale rotazione delle tre partite sto pensando anche ad eventuali cambi. Oggi pomeriggio facciamo la rifinitura, vedo, posso valutare chi sta meglio, chi sta peggio. E così essere un po' più libero nelle scelte, quindi aspetto oggi pomeriggio la rifinitura per scegliere la migliore formazione. Loro vengono da un periodo non positivo e quindi se dovessi ragionare con la loro idea andiamo a Teramo e cerchiamo di fare la miglior partita possibile, la miglior partita difensiva possibile. Quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre una scossa morale, perché poi ho letto delle interviste in cui lui chiede di più dal punto di vista caratteriale ai suoi giocatori e quindi credo che dal punto di vista difensivo credo che faranno una partita molto molto intensa e molto organizzata, perché credo che diranno andiamo a Teramo e cerchiamo di non prendere gol e cerchiamo di sfruttare qualsiasi opportunità che loro concederanno. Dovremmo avere equilibrio. Non dovremmo perdere equilibrio, quello sarà fondamentale. Dovremmo avere pazienza, perché tendenzialmente noi non siamo una squadra che fa molti gol. E quindi anche domani, spero poi di essere smentito, ma anche domani non credo che il gol arriverà così in maniera facile. Per quello dobbiamo rimanere calmi, tenere lo stato d'animo nella maniera giusta per affrontare questa partita, perché non è l'ultima partita, è una partita importante. Però va affrontata con equilibrio, va affrontata con la convinzione che rispetto a Terni possiamo ancora fare uno step, rispetto alla Ternana possiamo ancora fare uno step in più dal punto di vista della personalità. Questo era l'ultimo servizio per questa edizione più breve del nostro telegiornale per dar spazio a Diretta Stadio per seguire insieme Vicenza-Pescara. Il TG6 invece torna nel formato consueto alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Tra poco Diretta Stadio.